protestano i docenti GAE, graduatorie in esaurimento della Calabria, perché dicono la legge 107-2015 Buona Scuola è stata cambiata in corso d'opera. Un sit-in davanti alla cittadella regionale a Catanzaro per chiarire che lo scorso anno si è fatta una scelta di vita su ciò che la legge diceva e ora la politica sta stravolgendo le cose in favore di una sola categoria di persone, quelli che hanno chiesto volontariamente di essere assunti in tutte le province italiane e che adesso non vogliono più partire e quindi, in base all'emendamento Puglisi, vanno ad occupare in assegnazione provvisoria i posti che spetterebbero ai docenti GAE. La legge 107 ci sta umiliando, sta violentando letteralmente le nostre esistenze. Noi della GAE, cioè delle graduatorie d'esaurimento, circa 45.000 docenti in tutta Italia e quantitativamente 2.000 nelle graduatorie calabresi, sono state letteralmente abbandonati non solo dalla politica ma anche dai sindacati. Questa è di una gravità democratica inaudita. Una delegazione di docenti è stata poi ricevuta dall'assessore regionale Federica Roccisano che a nome della regione Calabria si è schierata accanto ai docenti GAE. Li abbiamo incontrati, mercoledì ci sarà l'incontro con l'ufficio scolastico regionale che diciamo è l'ufficio deputato anche a garantire di fatto tecnicamente il rispetto dei loro posti per l'insegnamento. Noi come regione Calabria siamo al loro fianco, faremo da intermediari, ci schieriamo apertamente dalla loro parte e chiediamo all'ufficio scolastico e al ministero la tutela dei loro diritti. Rossella Galati per l'ACNews 24.